Questa è la Lamborghini Huracan Performante. Mentre la versione precedente costa 174.000 euro, questa ne costa 234.000. Ma cosa abbiamo in più per 60.000 euro? Di cavalli ne abbiamo solo 29 in più. Da 0 a 100 guadagniamo circa 2 centesimi. Quindi cosa si guadagna con 60.000 euro in più? A dire il vero, sulla carta non granché. Si passa da 602 cavalli a 629, oltre ai 40 Nm. E mentre la Lamborghini Huracan Standard riesce a fare 325 km/h, questa fa lo stesso. È vero che partiamo da una base molto molto alta e che avete visto dalle immagini che è un'auto davvero molto veloce. Per quale motivo questa differenza di prezzo? Per iniziare è stato fatto un lavoro eccezionale per rendere la performante più teatrale. Insomma, ti viene voglia, di prendere il cellulare e fargli una foto. Mi piace in particolar modo quest'ala posteriore perché è composta da pezzi di fibra di carbonio legati tra di loro con della resina, il che rende il tutto molto più leggero e visto che l'hanno utilizzato praticamente ovunque, sono riusciti a guadagnare circa 40 kg, il che si nota specialmente nelle strade di montagna. Hanno cambiato l'impianto dello scarico e quindi di conseguenza quest'auto ulula. Non sono certamente i 29 cavalli che si fanno sentire la differenza, già la Huracan di sera era molto molto aggressiva. E comunque è una godura guidare questo tipo di hypercar. E l'ala posteriore, chiamata ala, sistema che si adatta praticamente al tipo di guida che si ha, dando o togliendo deportanza in base appunto, come dicevo, al nostro stile di guida. Ci sono anche delle bocche di aerazione intelligenti che si aprono e si chiudono proprio per dare o meno aderenza all'auto mentre si guida. Il sistema è molto intelligente. Come macchina semplicemente da guidare, la Lamborghini Huracan Performante è davvero incredibile, ma c'è molto altro. Quel che Lamborghini ha fatto con quest'auto è stato toccare un punto chiave. Curva come un'auto da corsa, distrugge gli alberi con il solo rumore del motore, ma non è stata trasformata in un abominio da track day. Ci sono l'aria condizionata e l'Apple Connect. Dal punto di vista della comodità è come guidare la standard Huracan. E quest'ultimo punto è quel che rende quest'auto così speciale. Quando testai la Huracan originale mi lasciò un po' triste. Mancava di quella teatralità, di quella scarica di emozioni che una Lamborghini dovrebbe essere e dare. Beh, finalmente ce l'hanno fatta. Insomma, Lamborghini è riuscito a consegnarci un pacchetto completo: passione, bellezza, ma soprattutto velocità. Quello che avrebbe dovuto fare nella versione precedente. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un pollice in su, non esitate a commentare, se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale, tanto è gratuito, ricordate di attivare la campanellina qui sotto per essere notificati quando pubblico un nuovo video, noi ci vediamo al prossimo video, da Fabris è tutto, ciao!